Allora, finalmente faccio anche un video di commento al Classic Physique, che come sapete è stato vinto per il secondo anno di fila da Brion Ansley, che quest'anno ha vinto anche l'Arnold Classic, quindi diciamo un'ottima annata per lui. Un po' anche questo l'avevo previsto, però mi fermo qua. E come saprete, Chris Bumstead ha incontrato alcuni problemi durante la sua prep e di cui ha parlato in un recente video, e fondamentalmente in questo video lui dice che 4 settimane prima del Mister Olympia si è accorto che stava trattenendo molta acqua, aveva un problema di ritenzione idrica e a causa di questo aveva un accumulo di acqua nelle ginocchia e nelle caviglie che hanno portato a un rigonfiamento di queste zone, quindi si è recato in ospedale dove gli è stata fatta una biopsia renale e da qui si è scoperto che lui soffre di una condizione che si chiama nefropatia di Berger, ed è una condizione permanente che si porterà dietro tutta la vita, e quindi adesso ci si chiede anche come farà più in avanti, perché sappiamo bene quanto gli steroidi, le droghe, lo stile di vita del bodybuilder sia pesante sui reni. Un altro che aveva problemi ai reni è stato Flex Wheeler, quindi bisogna andarci cauti. E quindi tutti questi problemi l'hanno portato ovviamente a non essere abbastanza definito. E infatti, se ci guardiamo le foto del contest, vediamo che lui ha fatto sicuramente dei miglioramenti nella schiena, non tantissimo nei bicipiti come ci aspettavamo, però tutto sommato un buon secondo posto. Probabilmente avrebbe anche potuto battere Brion se fosse stato più definito, però la definizione ha fatto vincere Brion. E ci sono delle pose di Brion che secondo me sono al momento imbattibili, cioè il back double bicep, che è davvero molto oltre per la definizione, molto saturo di dettagli, di separazione, e ha una bella schiena, e anche nei femorali ci sono molti dettagli, cosa che Chris sembra non avere, soprattutto per la definizione. Quindi alla fine Brion credo che sia meritato per una questione di completezza complessiva. Ci sono pose magari che sono più estetiche di Chris, tipo il front lat spread con il vacuum, o il front double bicep col vacuum, o l'absent ice col vacuum, però non è un contest di vacuum. E comunque complessivamente Brion è più completo, ha delle belle gambe, ha delle belle striature e dettagli nelle gambe. In generale è stato superiore. Poi, parlando anche degli altri, un buon George Peterson, che a me piace molto, secondo me ha un fisico quasi da open class, perché ha una schiena disumana, davvero una delle migliori che ci siano in circolazione. L'unica pecca è stata un po' forse la definizione e le gambe troppo piccole e sproporzionate rispetto alla parte superiore del corpo. Discorso simile anche per Henri Pierre, no? Che si è piazzato quarto, io non l'avevo per niente nel mio radar. Ottimo anche lui, forse un po' più definito di George, però secondo me le gambe sono troppo piccole. Lo vediamo in queste foto. In alcune cose sono molto molto piccole. E poi Rashard Barre è arrivato quinto in queste foto dei comparison. Praticamente non l'ho messo, però una condizione inferiore rispetto a quella che ha portato all'Arnold Classic, dove si è piazzato secondo. Poi adesso bisogna capire anche bene quali siano i criteri di valutazione del Classic Physique, perché ancora non si è capito se cerchino davvero un bodybuilder che ricordi gli anni 70, gli anni 80, o se sia una via di mezzo tra la Golden Era e gli anni 90, perché a me sembra più che altro che la sintesi del Classic Physique odierno sia un miscuglio tra i canoni degli anni 70 e quelli degli anni 90, perché vediamo sì fisici estetici, però non ricordano particolarmente quelli dell'era di Arnold e gli altri, abbinati a una definizione molto alta che è quella che andava per la maggiore negli anni 90. Quindi secondo me, più che un ritorno alla Golden Era, è una fusione tra Golden Era e anni 90, che
per tipo di fisici e criteri di valutazione che sono molto simili a quelli della Open e della 212, quindi definizione prima di tutto, proporzioni, simmetrie, separazione e posing routine. Quindi questo è un po' come la vedo io. Fatemi sapere che ne pensate e ci sentiamo.